Aperta la discussione tra operatori e comitati di cittadini sul riordino della sanità in Molise. Al centro resta la salute di tutti, seppur non mancano polemiche sterili. In Molise 129 comuni sono ad alto rischio sismico, così come evidenziato nella mappatura dei territori. Particolare attenzione rivolta alla sicurezza. Un vero e proprio emporio della droga nell'abitazione di un 33enne pugliese a Campomarino, trovate dosi di stupefacenti per un valore di circa 10.000 euro. Per gli amanti della montagna e dei percorsi naturalistici, un sito sull'altissimo Molise. Oggi la presentazione dell'iniziativa sul web. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. La presentazione dei programmi operativi di riordino della sanità in Molise di fatto apre una discussione tra operatori, comitati e cittadini in difesa del sistema sanitario pubblico. Al centro la tutela della salute di tutti, ma qualche volta scatta la polemica sterile. Vediamo. La questione sanità in Molise è questione ancora aperta ed ancora difficile. Le soluzioni sembrano lontane, la presentazione dei programmi operativi che muovono al riordino complessivo del sistema non sembra aver sedato le polemiche tra istituzioni, operatori, comitati, associazioni e cittadini. Una prima difficoltà nasce dalla visione dei molti che colgono una dismissione del pubblico a favore del privato e che non riescono a percepire quell'aumento di tutela della salute prospettato dalle figure istituzionali e dirigenziali del comparto. Così accade che torna forte tra i tanti che discutono in queste ore di sanità in Molise il Comitato Impeachment Popolare con il suo ideatore Emilio Izzo, che afferma senza mezzi termini quale sanità, mettendo quel punto interrogativo sulle inqualificate qualità odierne di un sistema che produce orrori e disagi attraverso ammucchiamenti ai pronti soccorso, dove, come in tanti reparti, scattano malumori, sconforto, dolori e tante mancanze di attenzione, di personale, di mezzi, di posti, di tutto. E ancora il movimento La Rinascita, che afferma come il presidente Frattura abbia decretato il punto di non ritorno per la sanità del Basso Molise, dove si sottolinea come il piano operativo, anche se ispirato ai principi della complementarità e diffusione sul territorio dell'offerta sanitaria pubblica, rischia di rivelarsi inadeguato a soddisfare le reali esigenze di tutta l'area del Basso Molise, che si ritroverà fortemente penalizzata con un solo presidio di base a garantire le cure ospedaliere anche nei periodi estivi, quando il tasso di densità della popolazione raddoppia. Una sorta di ondata che muove anche aspetti di campanile, dunque nel segno però di una tutela da garantire a tutti e in egual misura. Però scattano anche le soluzioni spiacevoli, che aumentano sicuramente la distanza verso soluzioni ottimali, come il botte e risposta tra due direttori di unità operative di Termoli e Campobasso, i dottori Serafini e Carissimi, che nella discussione sembrano usare parole non certo consone a restituire ai cittadini pazienti una visione complessiva di professionalità, visto l'uso dei termini scelti e delle difese strenue dei propri orticelli. Trovato l'accordo al tavolo tecnico regionale per attivare tutte le procedure opportune, adeguate e necessarie per la formulazione e la definizione complessiva dei criteri di indirizzo utili per la messa a punto degli elenchi di graduatoria definitiva della medicina veterinaria specialistica per il 2016. Nuova convocazione comunque entro 30 giorni dal tavolo tecnico per verificare l'applicazione dell'accordo appena siglato. Il governatore Frattura è stato designato dalla Conferenza delle Regioni alla carica di presidente dell'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione dello Sviluppo. La scelta si fonda sul senso di continuità per favorire la prosecuzione del lavoro finora svolto dallo stesso presidente della Giunta regionale del Molise, che ha retto negli ultimi mesi il vertice organizzativo e gestionale dell'Osservatorio. Il rischio sismico in Italia si presenta nella mappatura dei territori a seconda delle zone di pericolosità. In Molise ben 129 comuni sono ad alto rischio sismico. Vediamo. I 136 comuni molisani, in una mappatura delle zone a rischio sismico, sono collocati nelle parti alte della graduatoria, cioè nelle zone più pericolose.
Infatti, riprendendo una nota della filea CGIL, il sindacato dei lavoratori edili, e dividendo il territorio in zone di pericolosità sismica, si presentano quattro momenti: da una zona a pericolosità alta, la prima, alle altre tre, con pericolosità media, bassa e molto bassa. Nessun comune nella quarta zona, quella classificata con pericolosità molto bassa, dunque nessun luogo del Molise si salva dal rischio. Sette invece i comuni, tutti collocati nel Basso Molise, che rientrano nella zona 3 di bassa pericolosità. Tutti gli altri, cioè 129 comuni, finiscono inseriti nelle zone 1 e 2, quelle davvero a rischio. Detto questo, i dirigenti del sindacato degli edili entrano in merito alla situazione complessiva della sicurezza, partendo da quella delle scuole, che dovrebbe essere al primo posto, visto gli eventi terribili della Iovine di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002. Così ricordano il comunicato stampa istituzionale inviato il 23 giugno 2014, in cui si dava informazione circa un accordo di programma quadro per 28 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica, sottoscritto da Regione Molise, Ministero dell'Istruzione e Dipartimento per le politiche di sviluppo e la coesione economica. Sono risorse assegnate per la ricostruzione post-sisma dal CIPE, che interessano molti comuni, quali Acquaviva Colle Croce, Baranello, Bonefro, Campobasso, Larino, Casa Calenda, Ielsi, Montorio dei Ferentani, Palata, Portocannone, Rotello, Sepino, Torella del Sannio, Vinghiaturo, Colle Torto, Mafalda e Ururi. Come si può vedere, numerosi comuni interessati dagli epicentri di questo ultimo sciame sismico. Il sindacato a questo punto è chiaro e categorico, afferma che nessun lavoro è partito, perciò la sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici e la possibile occupazione dei lavoratori edili restano negli ambiti dei proclami. Tra l'altro, la Regione Molise, affermano dalla filea, smentisce se stessa. I milioni da 28 passano a 12, come da delibera CIPE del 30 giugno 2014, con i lavori che dovevano essere appaltati entro il 31 dicembre 2014. Una situazione che sa dell'incredibile, visto e considerato quel 70% delle scuole molisane che hanno problemi strutturali, come denunciano in questi giorni i geologi, e quelle paure dei tanti cittadini che percepiscono in queste ore chiari ed inconfondibili i tremori della terra. E questa mattina un sit-in degli studenti di Isernia in via Berta per protestare contro lo stato dell'edilizia scolastica. I ragazzi hanno chiesto alla provincia Pentra più interventi per garantire sicurezza negli edifici della città, soprattutto dopo le ultime scosse di terremoto. Una delegazione è stata anche ricevuta dal vicepresidente dell'ente Carrino, dal consigliere delegato al ramo di Pilla e dal tecnico Boggia. Durante l'incontro evidenziate alcune criticità e delineati quelli che saranno gli interventi strutturali che saranno effettuati appena aggiungeranno le risorse da parte della Regione. La provincia ha ribadito l'importanza del tema e l'attenzione che la stessa riserva alla sicurezza nelle scuole. Ha assicurato inoltre che verranno effettuati dei sopralluoghi negli istituti per ulteriori verifiche. E la situazione connessa alla vulnerabilità degli edifici scolastici della provincia di Isernia sarà l'argomento in discussione domani nel Palazzo di Governo del capoluogo Pentro. Al vertice sono state invitate le massime istituzioni locali, il comandante dei Vigili del Fuoco e i responsabili della Protezione Civile dell'Ordine dei Geologi del Molise. La cronaca: un pugliese ed un molisano in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri in due distinte operazioni a Campomarino e sono stati trasferiti nel carcere di Larino. Già da qualche giorno i carabinieri avevano notato una costante presenza di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti in un quartiere di Campomarino e così hanno deciso di intervenire perquisendo la casa di un 33enne spacciatore nella quale si intensificava il movimento. Un accurato controllo che ha consentito ai militari di rinvenire 35 dosi termosaldate ed alcuni involucri in cellophane contenenti complessivamente 70 grammi di cocaina e 35 di eroina, oltre a un bilancino elettronico di precisione. Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato, immesso sul mercato, avrebbe fruttato la somma di circa 10.000 euro. Per questo ai polsi del giovane originario di San Severo è scattato l'arresto e il trasferimento nel penitenziario di Larino.
Intanto continuano i controlli dei carabinieri impegnati in servizi di osservazione e pedinamento per reprimere ogni tipo di illecito. Nell'ambito di questi servizi, i militari dell'arma di Campomarino hanno arrestato un altro giovane, ma del luogo, egualmente accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. A seguito di appostamenti, il ventenne, disoccupato senza precedenti, è stato perquisito e trovato in possesso di 5 bustine di marijuana, mentre nella sua abitazione sono stati trovati 50 involucri della stessa sostanza, una busta in plastica con ulteriori 172 grammi di droga, 3 di cocaina e un bilancino di precisione. Anche per il molisano si sono aperte le porte del carcere frentano. Diversi incidenti stradali sono avvenuti oggi causa alla presenza di ghiaccio sulle arterie delle due province molisane. Il più grave ha coinvolto un'ambulanza del 118 scontratasi con un'auto di passaggio nelle vicinanze di Macchia Godena. Ferite trasportate al pronto soccorso di Isernia, l'infermiere e l'autista dell'ambulanza. Altri incidenti si sono verificati a Carpinone, Frosolone, sulla Bifernina e alle porte di Campobasso. Opere abusive individuate dalla forestale di Petacciato a Mafalda sono state realizzate in assenza di permesso a costruire e autorizzazione sismica e sono ubicate all'interno di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed idrogeologico. Per tali violazioni i soggetti responsabili, proprietario, committente ed esecutore materiale sono stati immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria competente. Controlli e verifiche in Molise in materia di risanamento ambientale da rifiuti tossici. Da Roma il governo dà il via libera alla mappatura dei siti da individuare al più presto e bonificare. Lo sversamento e interramento illecito dei rifiuti tossici e nocivi provenienti dal nord Italia ed Europa nell'area casertana, ai più conosciuta come la Terra dei Fuochi, non riguarda solo il territorio campano della vicina provincia di Latina, ma anche l'area che gravita attorno a Venafro e il territorio matesino. Il rapporto Ecomafia nel 2005 confermava che con l'esigenza di diversificare le destinazioni dei traffici illegali, i rifiuti speciali pericolosi sono finiti in regioni considerate immuni fino a qualche anno fa. E allora si è scoperto che i veleni sono stati scaricati anche in Umbria e Molise. La stessa Direzione Nazionale Antimafia, 3 anni più tardi, definisce il Molise come punto di arrivo per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, ove occultare discariche abusive con la compiacenza di alcuni proprietari corrotti. Più recentemente, nel 2004, la Procura di Larino confermava lo smaltimento illecito di 120 tonnellate di rifiuti speciali dalle industrie metallurgiche e rifiuti ospedalieri del nord Italia nelle campagne del Basso Molise. I rifiuti contenevano arsenico e solfuri, mercurio, cromo, rame, piombo e reflui ad alta tossicità. Dopo le sollecitazioni all'Aula di Parlamento a Roma pervenute dai banchi del centro-sinistra, il governo nazionale avvierà presto pure in Molise la verifica della salubrità dei terreni, delle falde acquifere e dell'aria nelle aree più interessate dallo sversamento illegale di rifiuti tossici per accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti. Il governo dovrà valutare la possibilità di assumere le iniziative necessarie a verificare l'esistenza di siti da bonificare, con la conseguente mappatura dei siti contaminati nelle due province, al fine del loro inserimento in un piano di bonifiche di interesse nazionale. Il presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Gaetano Manfredi ha designato il rettore dell'Unimol Gianmaria Palmieri quale delegato CRUI alle biblioteche. Il professor Palmieri dovrà presiedere la commissione che ha il compito di porsi come sede istituzionale di confronto e sviluppo del sistema delle biblioteche delle Università Italiane per favorirne la crescita e rappresentarne le esigenze. Lezioni pomeridiane per gli alunni della scuola primaria di Via Crispi a Campobasso. In via provvisoria i ragazzi saranno trasferiti all'Istituto Colozza per almeno una settimana. Nessun danno è emerso a seguito dei controlli fatti negli istituti scolastici del capoluogo di regione all'indomani dello sciame sismico. Le rassicurazioni pervengono direttamente dal primo cittadino Antonio Battista. Oggi intanto a Campobasso lezioni ancora rimandate a causa del ghiaccio non rimosso dalle scale esterne antincendio e vie di fuga.
Altre verifiche dovranno invece essere effettuate alla scuola elementare di Via Crispi, in questo caso gli alunni in via provvisoria per almeno una settimana in orario pomeridiano dovranno spostarsi all'istituto Colozza. Se c'è uno studio non mi sento di far rientrare i bambini a scuola, abbiamo già comunicato alla dirigente della Colozza di trasferire per 7-10 giorni i ragazzi di Via Crispi presso la Colozza in un turno pomeridiano. Questo anche perché c'è un'attenzione, una sensibilità acuita anche dal terremoto da parte di questi genitori e quindi ritengo di dover essere prudente soprattutto nei confronti di questi atteggiamenti che sono di sensibilità e di preoccupazione. Nel programma dell'amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio in futuro sono in progetto di costruzione due nuovi edifici scolastici nel quartiere CEP e in via Crispi. Abbiamo programmato da subito due scuole. Quella al quartiere CEP, dove contiamo intanto di uscire dalla Casa dello Studente, che è un edificio a norma, antisismico, ma tuttavia non adatto per i bambini, e poi ci sono altri edifici ancora del CEP, quindi una scuola sparsa sul territorio, quindi una scuola al CEP dove vorremmo fare scuola dell'infanzia e scuola primaria, unita a una palestra, e rapidamente, con la stessa urgenza e con la stessa rapidità, la scuola di Via Crispi, perché lì ci sono da abbattere due edifici, da subito sono lì bloccati, immobilizzati da abbattere, due edifici e la palestra. Nel momento in cui dovremo abbattere due edifici e una palestra andremo a verificare ultimativamente anche la condizione del terzo edificio per fare quindi un unico edificio scolastico. La storia di avere più casette come scuole riteniamo che sia una cultura oramai sorpassata. L'altissimo Molise si arricchisce di un sito web di notevole pregio per gli appassionati della montagna e dei percorsi naturalistici, un servizio all'avanguardia. Oggi pomeriggio la presentazione. Il comune di Capracotta si dota di un nuovo strumento turistico, un sito web per illustrare gli oltre 80 km di percorsi a piedi o da percorrere con ciaspole o sci di fondo, immersi tra faggi, abeti bianchi e aceri, alla scoperta della storia locale, di fontane ricche d'acqua incontaminata. 12 percorsi che variano dai 5 ai 15 km circa, per gli appassionati della natura un viaggio immerso tra pinete, mura sannitiche, monasteri, santuari e il Museo della Civiltà Contadina. Questa iniziativa arricchisce non solo Capracotta, l'Altissimo Molise, ma io direi l'intera regione. Un lavoro che è durato diversi mesi, circa 8-9 mesi, che ci ha portato a un risultato di cui siamo molto molto gratificati. Abbiamo fatto questa mappatura dei nostri sentieri con strumenti moderni, con i GPS, li abbiamo mappati, riportati su mappe e poi è venuto fuori un sito che io definisco veramente di grande pregio, che può competere sicuramente con i siti internet di questo settore, dalla montagna, dalla sentieristica, con i siti delle Alpi, delle quindi località molto più rinomate di quella nostra. Speriamo e siamo convinti di dare un servizio in più agli appassionati della montagna, che già ci stanno dando molti suggerimenti. Voglio anche dire che su una pagina Facebook che abbiamo gestito e che stiamo gestendo per questi sentieri abbiamo avuto in meno di un mese circa 10.000 contatti con tantissimi suggerimenti, veramente alcuni ben mirati, che stanno migliorando ancora di più questo lavoro che, come dicevo, arricchisce la regione Molise, non soltanto Capracotta e il nostro territorio. Sindaco, a proposito di montagna, dopo le ultime nevicate, come sono le condizioni delle vostre piste? Le nostre piste, dopo la nevicata di novembre, siamo andati veramente bene con tantissima neve. L'ultima nevicata è stata accompagnata da venti fortissimi, fino a 100 km orari, che hanno spazzato via la neve. La neve poi in realtà non è caduta molta e abbiamo tutto innevato, a Prato Gentile che è tutto tracciato e quindi tutte le piste. Monte Capraro purtroppo no, perché la parte bassa è innevata, ma la parte alta, come dicevo, a causa dei forti venti non c'è assolutamente neve, praticamente è scoperta la natura. Sindaco, il governo nazionale ha rimodulato dei fondi, diversi milioni di euro per la montagna. Quante le disponibilità finanziarie per il Molise a suo avviso? Questa è una buona notizia, anche se le risorse, come sappiamo, sono minime, sono 15 milioni di euro da distribuire in 3 anni, ma è un segnale perché per anni la legge sulla montagna, legge 97, non è stata mai più finanziata e quindi questo è un buon segnale. Non so nel Molise quante risorse arriveranno, speriamo che arrivi qualcosa e che ci possa aiutare anche da questo punto di vista. È un segnale positivo anche questo, anche se diciamo in minimi termini.
Gli studenti dell'ISIS Maiorana Fascita di Isernia incontreranno domani alle 15 la scrittrice marchigiana Paola Predicatori, autrice del libro Il tuo corpo adesso è un'isola. L'evento è all'interno del progetto Letture Effervescenti, giunto alla 12ª edizione. Il romanzo racconta di un adolescente, Scanio, che si confronta con i problemi della sua età e della contemporaneità. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Prima parte soleggiata oggi sul Molise, dalla sera parziale copertura del cielo e possibili deboli piovaschi. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 2 gradi a Campobasso e la massima di 10 a Termoli. Ventilazione settentrionale, poco mosso il mare Adriatico. Domattina il cielo si presenterà variabile sulla regione, valori climatici stazionari, venti deboli da nord-est. Alla finale regionale di Coppa Italia accedono il Venafro ed il Vasto Girardi. Bianconeri venafrani hanno superato i casertani del Treppini Matese, mentre il Vasto Girardi ha avuto ragione del Sesto Campano. L'atto finale della competizione tricolore si svolgerà domenica 31 gennaio allo stadio Lancellotta di Isernia. La vincente affronterà il San Salvo nel primo turno nazionale. Difficile trasferta quella che attende la Fly Sport Termoli nella prima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di pallacanestro in carrozzina. I ragazzi del tecnico Marco Torregiani sabato 23 alle ore 17 saranno ospiti del Salento Lecce. I molisani hanno tutta l'intenzione di proseguire la propria striscia di risultati positivi e di consolidare la seconda posizione nel girone. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.